sempre affascinante ascoltare Emilio del Giudice parlare, che ha una capacità oratoria. Volevo però chiedergli se poteva dare qualche ulteriore delucidazione riguardo al significato dei domini di coerenza, che mi sembra che sia uno dei concetti emergenti dalla teoria della coerenza più forse innovativi, perché per uno che non è esperto del campo risulta piuttosto difficile comprendere come sia possibile che l'insieme di, per esempio, atomi, che quando si trova in fase gassosa, in fase incoerente, si comporta come un insieme di particelle, come possa questo insieme, in determinate condizioni, acquisire una struttura macroscopica, cioè abbia quindi una struttura spaziale. Ve lo dirò in un modo molto intuitivo, che è il contenuto di un articolo che spero apparirà sulla Physical Review Letters adesso, che ho scritto insieme a una simpaticissima tedesca emigrata in Inghilterra e al mio amico Peppino Di Pierlo, e che porta il titolo Something from Nothing. È un titolo improprio, devo dire, però alla tedesca piaceva moltissimo e io mi sono preso, perché in effetti non è proprio che siano violati i principi di conservazione. Allora la cosa va così: prendete degli atomi. Quanto è grande un atomo? Un atomo è grande circa poco più, poco meno, un angstrom, che è un 100 milionesimo di centimetro. L'atomo ha una struttura interna, cioè fatto di nuclei di elettroni, i quali possono stare in varie configurazioni, ognuna delle quali ha una certa energia. Per semplicità supponiamo che le configurazioni siano solo due. Se sono 100 non cambia niente, solo la trattazione diventa più complicata. Allora, per semplicità sono due. Quindi una a cui diamo il valore zero dell'energia, che è lo stato di minima energia, e l'altra è una configurazione eccitata. Dopodiché, questo si deve fare per fare transire questo atomo dall'una all'altra configurazione. Dato che gli atomi interagiscono col campo elettromagnetico e praticamente solo con quello, perché altre interazioni hanno probabilità infinitesime, è necessario che appaia da qualche parte un fotone, cioè il granulo del campo elettromagnetico, che abbia l'energia adatta per fargli fare la transizione. Di che ordine di grandezza sono le energie a cui avviene la transizione? Alcuni electron volt. L'electron volt è l'unità di misura dell'energia atomica. Diciamo un numero a caso, lo vedremo a caso, 12. Beh, più o meno sono questi. Bene, allora, se io piglio da qualche parte un fotone di 12 electron volt, questo fa fare al nostro atomo, grande un angstrom, non dimenticate questo, la transizione tra le due configurazioni. Sta bene. Quanto è grande un fotone di 12 elettron volt? Voi mi dite che il fotone non può essere più piccolo della lunghezza d'onda della radiazione a cui appartiene. Quindi un fotone di 12 elettron volt, che lunghezza d'onda ha? Risposta: 1000 angstrom. Oddio, è 1000 volte più grande dell'oggetto che va ad eccitare. Cioè abbiamo questa, se volete, mismatch in inglese, cioè questa incongruenza, se volete, non logica, ma dimensionale in natura, che per modificare un oggetto grande, un angstrom, ci vuole uno strumento 1000 volte più grande, il fotone. E va bene, se noi stiamo nel vuoto dei tubi degli acceleratori lineari, non lineari, che siano degli acceleratori di particelle, dove le densità sono dell'ordine di 10 alla 12, 10 alla 13, massimo 10 alla 14 particelle per centimetro cubo, poco male, perché la distanza media tra due particelle è più grande di 1000 angstrom, e quindi noi abbiamo che un fotone se la fa solo con una particella. E quindi l'approssimazione che un fotone e una particella hanno una relazione intima tra di loro senza terzi partecipanti è un'ottima approssimazione.
Ma è questo il caso sulla Terra? E sulla Terra quant'è la densità di un gas? Per esempio il vapore d'acqua a 100 gradi in atmosfera c'è una densità di 2 per 10 alla 19 molecole per centimetro cubo. Il che vuol dire che la distanza media tra due molecole è 36 angstrom. 36 è molto più piccolo di 1000. Allora vuol dire che quel fotone che dovrebbe indurre la transizione in un atomo, in realtà ne copre un 20.000 circa. Così come un'onda del mare non ricopre solo un bagnante, ma ne può ricoprire 50 simultaneamente. Quindi capite che date questo gioco delle scale e delle dimensioni, il campo dell'interazione elettromagnetica degli atomi, l'interazione degli atomi col campo elettromagnetico è intrinsecamente collettivizzante. Quindi l'approssimazione di Feynman, che dà luogo ai grafici di Feynman, cioè che una particella si accoppia con un fotone, al più è buona dentro l'acceleratore del CERN, ma non o nei più profondi spazi intergalattici, ma non più di questo. Cioè sulla Terra, nelle condizioni ordinarie della materia, anche gassosa, minimo minimo un fotone si accoppia con 20.000 molecole, non con una. Ovviamente si accoppia non simultaneamente, cioè il fotone si trova nella stessa situazione del soltanto con l'aria, o se preferisce del nostro primo ministro entra il fotone, eccita un atomo, questo si eccita, sta per un po' eccitato e poi restituisce l'energia dopo un tempo che è la vita media dello stato eccitato, restituisce il fotone. Che fine fa questo fotone restituito? Ha due opzioni, o ritornare da dove era venuto, cioè nel background ambientale o nel vuoto quantistico, no? Oppure va ad eccitare un secondo atomo. Ovviamente quale delle due possibilità si verifica dipende dalla densità, da quanti atomi ci stanno a disposizione. Perché ricordatevi il gioco del flipper. Che succede al flipper? Voi lanciate una pallina, il fotone, la pallina entra in un labirinto. Se in questo labirinto incontra sufficienti ostacoli contro cui non balzare, da là non esce più, resta permanentemente intrappolata lì dentro. Allora, chiamiamo P la probabilità piccolissima, 1 su 10.000, 1 su 100.000, che il fotone ecciti un atomo. Va bene, P. Ma supponiamo che dentro il volume del fotone, cioè 1000 angstrom al cubo, ci stanno 100.000 atomi. Qual è la probabilità che quel fotone torna da dove era venuto? Risposta, nessuna. Quel fotone passerà il resto della sua vita eccitando un atomo, essendone uscendo, andando a eccitarne un secondo e così via, proprio come la pallina del flipper. Ovviamente, quindi, che cosa è successo? È successo un fatto discontinuo, cioè è successo che il vuoto ha perso il fotone e la materia ne ha acquistato uno. Naturalmente, siccome il vuoto non emette solo un fotone, il secondo fotone viene intrappolato, il terzo fotone viene intrappolato. In un tempo brevissimo, ogni atomo presente all'interno di quel volume avrà il suo fotone privato che lo tiene oscillando tra le due configurazioni. Ma tutto questo insieme di fotoni, che danno luogo a un campo che cresce, perché primo fotone, secondo fotone, terzo fotone, il campo cresce perché questi fotoni restano intrappolati lì dentro, alla fine formano un campo abbastanza intenso da attirare per risonanza le altre particelle analoghe che passano nei dintorni. Perché se io ho una particella che oscilla con frequenza nu e un campo che oscilla con frequenza nu zero, l'attrazione è proporzionale, inversamente proporzionale alla differenza nu meno nu zero. Cioè quando i due diventano uguali ho una fortissima attrazione. Per cui ecco la pompa aspirante di cui vi parlavo prima. C'è una pompa aspirante che spiega perché quando il vapore d'acqua, per esempio, raggiunge la densità critica a 100 gradi a un'atmosfera, diventa una pompa aspirante con il risultato che la densità aumenta di 1600 volte. La distanza media tra due molecole invece che 36 angstrom diventa 3 angstrom. È dato il liquido, non è la transizione.
si è formato il dominio di coerenza. Quanto è grande il dominio di coerenza? È grande quanto è grande il fotone, cioè il suo diametro sarà la lunghezza d'onda del fotone. Quanto sarà la densità delle particelle che ci stanno dentro? La più alta possibile. Cioè il processo si ferma solo quando tutte le particelle stanno in intimo contatto tra di loro. Se per caso nell'ambiente non ci sono abbastanza particelle, per cui la pompa resta in funzione. Resta in funzione, questo è il trucco di Arata, e quindi tira, e chiunque gli possa viene tirato dentro. Bueno, questo è il dominio di coerenza. In questo modo, ecco perché il titolo che piaceva alla mia amica tedesca, Sansing from Nasing, cioè Nasing, che vuol dire? Questi fotoni emergono magari dalle fluttuazioni del vuoto, quindi non è Nasing, è Nasing solo se uno prende sul serio la parola vuoto, ma la parola vuoto è stata usata come la parola atomo, che vuol dire indivisibile, quindi parlare dei componenti dell'indivisibile sarebbe una contraddizione, però siccome quello si chiamava atomo, prima si continua a chiamare atomo, adesso è solo che è indivisibile. Lo stesso modo, il vuoto, che prima voleva dire quella cosa dove non c'è niente, in realtà non è vero che il vuoto è nulla, ma il vuoto è qualcosa. È un agente fisico, indivisibile in atomi, quindi è un agente olistico, capace di scambiare energia e impulso con la materia, quindi non è vuoto un accidente. Però si continua a chiamare vuoto per ragioni storiche.